Allora chiamo intanto Antonio Politano qui sul palco e ne approfitto per ricordare che eh, tutto quanto si sta svolgendo e tutta la dimensione di quanto si sta portando avanti, oltre, come avete visto, all'intervento sostanzioso da parte del Ministero, lo si deve anche al centro di programmazione della regione autonoma della Sardegna, che ha finanziato questa iniziativa con 12 milioni di euro ed è giusto sottolinearlo. Ciao. Antonio Politano è un reporter, è un genio della fotografia, è un innamorato della, uh, del far parlare il colore. Antonio, intanto perché qui sul palco? Io perché sono qui? Sì. Beh, perché in realtà sono qui da un po' di tempo. Sì. E da circa un mese abbiamo dato vita a un esperimento di laboratorio di fotografia. Qui dietro ci sono i partecipanti che adesso farò salire proprio per darvi l'impatto di un gruppo che ha lavorato velocemente. E intensamente. Al tentativo di raccontare un pezzo di territorio e le genti che vivono oggi qua, qua sopra, che sono ecco, prego. Presentali pure. Sì, sì, adesso, adesso gli darò anche la parola, se, anzi se la prendono, anche attraverso le immagini. Perché il tentativo è stato proprio questo: quello di non arrivare noi dall'esterno e fare il nostro lavoro di reporter, ma in realtà di stimolarli, loro che sono espressione del territorio, diciamo degli insider, però usare un occhio da straniero per una volta e cercare di raccontare con la tecnica del reportage, con, le, con la modalità narrativa del reportage, dei pezzi, di, dei frammenti. Di vita quotidiana, di paesaggio, di natura, di storia, di memoria. E con otto di loro abbiamo cercato di fare un lavoro un po' approfondito, basato su dei fili rossi che loro hanno trovato, hanno tirato, scattando delle foto, articolando una narrazione visuale per immagini dunque. La fotografia è istante, è istante decisivo eh, colto, però. Bisogna andare al di là dell'istante e cercare di articolare una sequenza di istanti per raccontare. Loro l'hanno fatto molto rapidamente, con grande impegno, come dicevo. Vi faremo vedere qualcosa adesso rapidissimamente e poi se qualcuno vorrà di loro dirà qualcosa. E voglio dire solo che insieme a loro poi hanno partecipato in maniera indiretta al um, laboratorio anche altri 13 fotografi diciamo, del territorio. Grazie anche alla collaborazione con il club fotografico Diaframa di, di Oristano. Loro con una singola immagine, proprio per arricchire il racconto. Troverete questa mostra a, a Cabras nella piazza, come si chiama la piazza? Eh? Va bene, piazza Duni. Piazza Azzuni. Va bene, quella lì. Eh. Ci sono quattro strutture con uh, 16 lati che ospitano appunto 32 pannelli. Il loro racconto è il contributo di questi altri fotografi che ovviamente ringraziamo. Anch'io devo ringraziare la Fondazione Monteprama e il Comune di Cabras, la Consulta dei Giovani di Cabras che è stata anche uh, motore di questa iniziativa. Il presidente è tra i partecipanti al laboratorio. Chiederei alla regia, se possibile, sì. di far vedere delle, delle immagini. In effetti cominciamo con una cosa strana, perché io ho avuto una, una, una idea, associazione che adesso è un po' ardito parlare in questi termini dopo aver sentito eh, diciamo questi approcci scientifici. Il mio è un approccio narrativo, però è, è diverso. Eh, io conosco, conosco insomma, sono stato in questo luogo che è l'isola di Pasqua, che evidentemente è molto lontano da qua, siamo agli, agli antipodi, i famosi antipodi. Eh, il Pacifico meridionale, eh, uno dei lati del famoso triangolo polinesiano, perché l'isola di Pasqua è uno scoglio, un grande scoglio, in cui si imbatterono... Alcuni dei polinesiani che partite dall'arcipelago delle Marchesi, che sta al centro dell'oceano, partivano per cercare nuove terre, perché non bastava la terra da cui provenivano. Partivano portandosi dietro animali, piante e la popolazione che migrava. L'isola di Pasqua è stata colonizzata da appunto, i polinesiani in questo movimento migratorio. E queste sono delle statue che sono entrate anche un po' nell'immaginario collettivo, come si dice, sono i, i celebri Moai, sono delle statue che raffigurano gli antenati divinizzati, adesso per dirlo in maniera molto semplice. Beh, insomma, quando ho cominciato a, a scoprire anch'io, la parola scoperta è stata detta ripetutamente, a entrare in contatto con i giganti di Monte Prama, eh, mi è venuta così l'idea di provare a stabilire una relazione speciale tra queste, queste due forme di statuaria diciamo, di grandi dimensioni, anche perché quest'anno uh, si celebra, una parola un po' strana, però il 300 il anniversario della scoperta dell'isola di Pasqua, da parte europea, attenzione, perciò è ovviamente un concetto molto relativo, antropologicamente discutibilissimo. Però diciamo, sono 300 anni che siamo entrati in contatto con quella civiltà, quella civilizzazione. E allora eh, sto promuovendo insomma, un po' quest'idea, anche con Anthony Muroni che l'ha accolta molto positivamente, e stiamo parlando anche con l'ambasciata del Cile, l'isola di Pasqua appartiene al Cile dal 1888, eh, colonizzazioni varie. C'è un movimento che reclama l'indipendenza da un po' di tempo e ci piacerebbe insomma sviluppare questa, questa relazione. Era solo una suggestione anche visiva. Eh, C'è cioè uno degli allievi che è Mario, dove è Mario? Ecco, è ah, sì, proprio là, che è l'autore dell'immagine, che evidentemente proviene, proviene dal museo di Cabras. Eh, però passerei già alle immagini successive, che vi mostrano invece pezzi Di territorio va bene, per cui uh, mettetemi un po' più a centro oppure no. Facciamo vedere le immagini. Avanziamo, sì. vuoi dire qualcosa sulla strana relazione associazione? Isola di Pasqua-Monteprama perché mi accennavi prima. Beh, io quando ho saputo di questa eventualità sono rimasto molto colpito colpito positivamente nel grande mondo della cultura non ci sono distanze ci sono espressioni nell'isola di pasqua c'è stato un momento in cui il popolo ha voluto ringraziare i propri antenati celebrandoli con questa grandezza e con questa straordinarietà e penso che tutto questo sia successo anche, anche qui da noi e sia successo anche prima di monteprama perché la celebrazione degli antenati noi ce l'abbiamo già dalla prima età del rame, stiamo parlando di 3.000 anni prima di Cristo, abbiamo degli inni straordinari alle divinità del passato e probabilmente gli stessi guerrieri di Monteprama ripropongono quello che può essere stato una sorta di panteone, è una parola pesante, cioè nel senso che ripropone tutta una serie di difficoltà ma allo stesso tempo la loro ciclicità, la loro eh, riproposizione in maniera quasi, eh, quasi eh, ossessiva no? nelle forme eh, e negli stili e soprattutto nei modelli espressi, eh, parrebbero condurre a un riconoscimento di personaggi specifici, personaggi specifici che sono stati divinizzati. È che sono stati e che provengono da un mondo probabilmente precedente a questo, cioè che fa parte quindi, come diceva Alessandro Usai, del lungo millennio della cosiddetta civiltà nuragica. Pertanto io auspico da sardo l'eventualità di questo accordo, di questa sorta di incontro, perché sempre dagli incontri e dalle condivisioni e dalle azioni sinergiche nascono poi i progetti che portano a concretizzare eh, obiettivi, a concretizzare relazioni, a concretizzare poi risultati, che è quello che ci aspettiamo e ci auspichiamo tutti. Va bene, Mario vuoi dire qualcosa? Se potete associare anche l'immagine successiva. Con no, no, va bene. La 2 e la 3. Mario qui ha raccontato, il luogo. ha raccontato il luogo dove siamo, perciò evidentemente è anche il lavoro quotidiano che si svolge qui, perciò non solo la, la monumentalità dei ritrovamenti. Prego. E qui invece Stefania ha dato vita a una visione fondata sulle... Sulle Janas, che sono, scusami, Le, la leggenda narra che sono delle fatte praticamente che vivevano all'interno delle Domus de Janas, eh, custodivano dei tesori che facevano loro in filigrana, d'oro e d'argento. <ride> Vedete nella successiva, <ride> prego. Nella successiva? Evidentemente questa non è eh, diciamo una fotografia di reportage classico, ma è una costruzione che segue un'idea, un'intuizione di eh, suggestione legata a un personaggio. E, e quelli sono i gioielli in filigrana di cui parlavi. Bene, passiamo avanti, grazie. Ecco Erika, vieni. Erika invece qui è, è espressione proprio di un, di un occhio da reportage. Coglie un momento della vita quotidiana, del lavoro, no? eh, di un'attività economica anche importante per uh, Cabras. Sì, io ho voluto raccontare il territorio dal punto di vista del mare, dal punto di vista dello stagno, quindi delle acque che, che ci, ci appartengono, alle quali apparteniamo, però dal punto di vista dei pescatori, che per Cabras sono un, una grande fetta, diciamo. Quindi. Li ho seguiti, sono stata con loro per tantissimo tempo, sia qua nella peschiera come anche a bordo in barca con loro. Quindi è stata un'esperienza incredibile. La prossima, per favore. Ecco sempre. Esatto, sempre in peschiera, quello è il momento in cui stavano pulendo le griglie, e mentre in questo caso invece abbiamo un pescatore sulle reti... Eh, un esatto, un dettaglio specifico che richiama un po' il fatto degli scalzi di Cabras e poi sempre eh, i pescatori, il lavoro duro, non ha, non ha dei piedi lucidi e, e perfetti, quindi era questa cosa che mi ha, mi, mi ha interessato molto. Ecco. Bene. Il cromatismo e le forme. Eh, la composizione. Ecco, a proposito di composizione, di linee di forme, chiamerei Giuseppe, che ho presentato prima appunto come Presidente della consulta eh, dei giovani di Cabras, è anche un architetto, e evidentemente il suo occhio eh, professionale si applica anche quando si esprime fotograficamente. Prego. Grazie. Eh, con queste foto. Mi sono incentrato particolarmente su varie vari, diciamo, eminenze archeologiche del nostro territorio e su una forma geometrica in particolare che è quella della circonferenza, che nelle, varie, nelle sue evoluzioni dimensionali poi crea dei giochi effettivamente con, con quello che noi abbiamo, le colonne, la torre spagnola che si trova nel capo San Marco che si vede sul, in, sulla, sullo sfondo, diciamo, che poi... E' anche un viaggio diciamo, all'interno di una giornata tipica del Sinis, qui ad esempio siamo nella mattina, quindi l'alba che comincia con Tarros e poi se passiamo alle immagini successive, ombre le ombre lunghe esatto del mattino, e poi qua si va diciamo, sul finire della giornata, del, della sera che va a colpire il Nuraghe Piscina Covia, che è uno dei più spettacolari che abbiamo nel nostro territorio, è eh, il Nuraghe... Di nuovo si basa su quello che è la circonferenza, quindi il suo impianto principale del monotorre che poi trova le sue declinazioni in strutture più complesse e che, e che qui ad esempio mostra anche la sua forza no? e la sua anche il suo legame con la vegetazione, col passare del tempo. Qui ad esempio ci sono anche gli steli di asfodelo che crescono su questa rovina, che attualmente è così. Per poi concludere con quello che... Eh, una tomba a pozzetto che, che, che si richiama ancora quella che è la circolarità, una forma che quindi continua a richiamare sia nella vita quotidiana di queste persone che poi anche nel loro accompagnamento finale, che quindi va a, a chiudere questa ideale giornata nel Sinis, quindi col tramonto e la notte che calano su questo sito. Bene, in questo senso. Grazie. Andiamo avanti, dobbiamo velocizzare, eh sì, allora non abbiamo beh, più tempo. Eh, Cristian? No, Christian invece ha applicato uno sguardo a, a delle ore speciali della sera, della notte, eh, cercando questa, questo gioco di luci, ha illuminato dentro una torre, prego, la successiva, un nuraghe e il faro, dunque evocando una presenza attraverso le luci. Christian e lui, eh, andiamo avanti. <ride> Grazie. Marco... Eccolo, provo a fare io, qui siamo di nuovo in pieno reportage, la festa di Sant'Antonio nei giorni scorsi, dunque questa processione, vi faccio notare il dettaglio centrale dei signori che seguono sulla soglia della porta e dentro la porta il passaggio. Prego, quella successiva. Qui invece siamo dentro, dentro la chiesa, davanti alla Madonna dormiente e davanti alla statua del santo che è illuminata da un, da un raggio che entra qui c'è un gioco di atmosfere, di luce e di, di devozione che Marco è riuscito a cogliere prego ecco qui invece torniamo alla circolarità eh, di, della tomba Pozzetto colta invece in riva al mare eh, sono segni che invece scusa, Gabriele ha, ha cercato, ha trovato e continua a cercare, se, se passiamo alla prossima, eh, convinto che ci siano dei segni... Spiego tu solo una... una sì, molto felicemente, buonasera a tutti. Eh, non me ne volete, ma in realtà questa è la, una spirale che non appartiene a questo territorio, ma è comunque presente nelle Domus de Jonas, come praticamente tutti sappiate, saprete. E eh, eh, l'ho raffigurata perché l'ho proprio l'ho selezionata perché eh, stiamo parlando di circolarità. Eh, la circolarità ricorda il megalittismo, ma anche dal più grande al più piccolo e quindi al miniaturistico. Ed è un qualcosa che si può ritrovare eh, in diversi reperti locali. Okay? Eh, qua in particolare un mio amico si è prestato nel mentre che osservava attentamente un... Un segno, e quindi è un, un augurio per, affinché tutti eh, possiamo ritrovare la memoria attraverso l'osservazione. Grazie. Faccia, facciamo solo andare rapidamente le altre foto senza. Sì, io più... direi che dobbiamo fare anche abbastanza velocemente. Prego. Anzi, devo invitare addirittura Giacomo Serreli, che è colui che condurrà invece la parte. La seconda parte della nostra serata, quella della musica, e io ringrazio te Antonio, ringrazio i ragazzi per queste splendide immagini che stanno creando insomma una sorta di suggestione positiva e soprattutto introducono quello che è un'altra armonia: questa è l'armonia del colore. Tra poco sentiremo l'armonia della musica. Andatela a vedere la mostra comunque, sì. mettetevi davanti alle immagini e leggete anche qualche parola. Grazie. Grazie Antonio, grazie ragazzi. Prego Giacomo.